CD è in prima linea per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sul papilloma virus, al fine di supportare la lotta contro il tumore alla cervice. In Italia molte donne non eseguono controlli rutinari dal ginecologo e non aderiscono alle campagne di screening, contribuendo in questo modo ai 2.400 nuovi casi annui di tumore alla cervice uterina. Prevenzione non è solo informazione, quindi conoscere l'infezione e sapere che cosa si va incontro. Prevenzione è anche aderire alle campagne di screening al fine di individuare questa infezione e in questo modo anche evitare che situazioni potenzialmente pericolose possano presentarsi. Purtroppo tante donne non eseguono questo tipo di test e le ragioni sono svariate. Non è solo un problema di disinformazione in generale o più nello specifico sul tumore alla cervice. Ci possono essere fattori culturali o problematiche economiche che possono impedirne l'accesso, come ben sappiamo, ma ci possono essere anche altri problemi, problemi personali, emotivi, come ad esempio l'imbarazzo, la paura del disagio, la paura del dolore e anche il risultato stesso che può spaventare. E inoltre ci possono essere problematiche organizzative, quindi l'impossibilità di conciliare il lavoro con l'esecuzione del test. Ecco che quindi con l'idea di sviluppare la medicina territoriale nasce il progetto MUSA, un progetto attraverso cui CD vuole raggiungere tutte le donne in Italia al proprio domicilio, proponendo un nuovo test di screening per l'HPV eseguibile su un campione autoprelevato. L'autoprelievo è una nuova metodica di raccolta del campione che, oltre a essere estremamente affidabile, è utile per diverse ragioni. È eseguibile semplicemente da casa, al proprio domicilio, inoltre elimina quella componente personale e emotiva che può impedire l'esecuzione del test e infine, ma non meno importante, è totalmente indolore. Come funziona il progetto MUSA? È molto semplice. Basta semplicemente registrarsi sul sito, si riceve a casa il kit contenente il tampone per l'autoprelievo ed eseguire la raccolta. Bisognerà solo preoccuparsi di riconsegnare il kit ed è possibile farlo in due modalità. Personalmente nella sede CD più comoda per la signora oppure prenotare un ritiro tramite corriere. Il campione, una volta arrivato in laboratorio, verrà analizzato tramite un test di biologia molecolare che è in grado di individuare 14 sierotipi ad alto rischio oncogeno e inoltre in grado anche di discriminarne alcuni, tra cui il 16 e il 18, che sono responsabili del 70% dei tumori alla cervice uterina, fornendo in questo modo un'importante informazione anche agli specialisti. Il referto sarà disponibile entro pochi giorni sulla piattaforma del CDI online nella sezione Il mio CDI. Per qualsiasi dubbio, necessità o anche approfondimento, CDI mette a disposizione i propri specialisti anche attraverso un servizio di videoconsulto.